L'evento che abbiamo portato questa sera qui al convegno Fabbri come Università degli Studi di Firenze, in particolare come Dipartimento di Ingegneria Civile e Ambientale, è stato proprio a partire da un caso studio, quindi sull'identificazione dinamica del Ponte Nuovo tra i comuni di Signa e Lastrassigna, a cercare di portare, oltre che risultati tecnici, a una riflessione proprio sul ruolo centrale che hanno le prove dinamiche nella definizione di un livello di conoscenza più accurato della struttura. Questo cosa comporta? Questo comporta che queste prove devono essere pensate, studiate e analizzate con la massima accuratezza e con un bagaglio scientifico e culturale alle spalle che permetta di portare a un'analisi critica, poiché queste sono il fulcro da un'analisi di tipo globale, quindi da una determinazione delle criticità strutturali attraverso schede difettologiche che permettano quindi di stabilire una gerarchia di strutture da analizzare, poiché più soggette a rischio rispetto ad altre. Quindi su questo parametro qui poi si valutano tutte le varie prove da mettere in campo in situ, e fa parte di questo, secondo me, un ruolo centrale, le prove dinamiche, fino ad arrivare a una valutazione di tipo locale, quindi a riuscire a definire qual è il livello di sicurezza di un determinato manufatto, cosa che è fondamentale per gli enti gestori delle opere. Quindi permettere di avere un anello di congiunzione efficiente tra questi due mondi, che permetta quindi di caratterizzare il comportamento globale sotto carichi da traffico della struttura, risulta essenziale nella definizione degli interventi successivi, che possano essere interventi di restauro, interventi di rinforzo oppure proprio interventi di sostituzione del manufatto in questione. E viviamo in una realtà e in un mondo che è sempre più tecnologico, quindi anno dopo anno comunque si hanno delle introduzioni importanti da un punto di vista sia di hardware che di software, quindi sia da un punto di vista della tecnologia sensoristica che dai dispositivi di analisi elettronici, però questo non deve prescindere mai dalla mente umana e dalla conoscenza che ci deve essere dietro riguardante queste tecniche. Questo risulta fondamentale per evitare di ottenere risultati che potrebbero portare a decisioni sbagliate e si potrebbero, anzi sicuramente senza il condizionale, si ripercuotano su tutta la catena decisionale che porta alla valutazione della sicurezza strutturale di opere che sono molto importanti per intere comunità. Quindi penso che questo sia esattamente il punto focale dell'intervento.